No, abbiamo le voci fuori quinte, dietro le quinte, che ci suggeriscono delle belle cose. Infatti, no, ci vengono in giro, cioè, mi diciamo la verità. Vuoi per la tua simpatia, vuoi per la tua disponibilità e la tua gentilezza in questa giornata, per la quale tutti noi ti ringraziamo, e perché ovviamente lo permetti, quindi di conseguenza i nostri cari amici, no, dello staff, che ricordiamoli, Donato, Carmine, Peppe, sono qui con noi perché ci stanno aiutando in questa bellissima diretta. Infatti l'ho visto anche al lavoro, e penso che qualcuno da casa l'ha anche intravisto, perché comunque ci davano dietro di noi. Comunque è stato molto bello, mi piace, diciamo, anche se c'erano inconvenienti da di noi, come se molto simpatico, voi ci perdonerete da casa sicuramente, perché se non ci perdonerete lo stesso. Vi ringrazio. No, dove vuoi andare? Aspetta. No, sei qui con noi, quindi permettimi di rimanere ancora un altro po'. Vabbè, il tempo di cambiare due pagine. Il tempo di cambiare due pagine. Guarda, okay. Non incominciamo con la tua battutina, perché sapevo che la volevi fare. No, ma non l'ho fatta. Appunto, ce la teniamo segreta, è un segreto, mi dispiace, non possiamo dirla. Okay. Vabbè, me la dirò in privato, contattatemi su Facebook. Nella canzone Tutta la mia vita, hai fatto anche una versione remix. Ci vuoi mostrare un po'? Ne vogliamo parlare insieme? Tutta la mia vita è una canzone che rastringe tutto il dolore, diciamo, la sofferenza di una persona che poi arriva. Sai come si dice, il sacco è pieno, adesso si sta rompendo, insomma, la sopportazione di tutto questo. Io credo che ognuno di noi, e anche voi che siete dall'altro lato dello schermo, ognuno di noi ha una sofferenza, non nascondetevi, eh. Tutta la mia vita racchiusa in questo brano, dove racconto un po' di me, un po' del mio percorso di vita. E poi tutta la mia vita mi è sembrato anche un titolo, diciamo, che da chiusura. Questa, infatti, ho pensato che quando morirò tutta la mia vita è adatta. No, scherzo. No, cioè, infatti c'è la nascita e poi c'è anche la morte, sinceri. Prima ero un lupo, poi tutta la mia vita. No, vabbè, ci siamo fatti prendere un po', perché comunque io ho anche una vena un po' comica, così, però mi fa anche piacere scherzare su queste cose un po' tristi. In realtà in tutta la mia vita, ecco, tu hai ragionato sugli opposti, sì, in ogni senso, sì. Quindi sei riuscito poi ad unire queste due facce per farne esternare una terza. Vabbè, mo che facciamo il figlio, te lo dico, il terzo. Va bene, a te piace sempre prendermi in giro, te lo consento, perché alla fine è bello scherzare, è piacevole, sì, stare insieme. Sì, ma anche per fare un'intervista un po' più allegra, sì, perché loro dicono, è un rapper, diciamo, comunque state ridendo a casa, vediamo che è arrivato un messaggino. Jerry, sei simpatico, hai visto? Io lo sapevo. Hai visto? Grazie, come si chiama? Giovanni. Ciao Giovanni, grazie, ti voglio bene. L'hai pagato, di la verità. Così, diciamo anche questa cosa. Non è vero, stiamo scherzando, il messaggio è vero, però. Certo, anzi, ne sono arrivati anche prima, dove ci chiedevano appunto il fatto di quando andavamo in onda e come mai c'erano questi problemi. Ripetiamoci, scusiamo. No, vabbè, basta dire la verità, non abbiamo pagato la bolletta e ci hanno staccato per oggi, diciamo, l'audio. Dopo domani ci staccano il gas e poi... Chiudiamo tutto, vabbè. Chiudiamo tutto. E ritorniamo alla canzone, appunto, come dicevo, Tutta la mia vita. Hai ragionato quindi su queste due facce della stessa medaglia, no? Sì, poi ho pensato anche di comprarmi, diciamo, l'oculo, la barba prima di morire. Però comunque... Sto scherzando. Dai. No, perché questo titolo mi dicono sempre, Jerry, ma tutta la mia vita è un po' deprimente.
città, specie anche il sottotitolo, e qual è? Tutta la mia vita. Certo. E il sottotitolo qual è? Ridatemi la vita, perché sono morto alla rivoglio. Cioè, quello è il sottotitolo. Benissimo, scusate. Abbiamo anche precisato. Io no, invece volevo riportarti ad un discorso molto più serio. Perché in realtà negli opposti, no, come dicevi tu, la tristezza, il dolore, la malinconia, poi in realtà rappresentano la faccia dell'altra faccia della medaglia, che sarebbe la gioia, l'entusiasmo, la condivisione. Quindi è importante anche ascoltare questi momenti tristi, diciamo un po' bui, no? Per poi emergere e diventare ciò che già siamo, credo. Sì, momenti bui, diciamo che comunque basta accendere la luce, perché comunque con un pezzo come Funky Jerry, che potete trovare anche su YouTube scrivendo Funky Jerry, lì ci sono tutti i colori della vita. Dunque, esatto. L'incontrario proprio di tutta la mia vita e il resto che ho detto prima è una canzone molto allegra, una canzone molto energetica, e che comunque è anche da palco, per concerti, sicuramente queste canzoni che comunque hanno un loro timbro e una sfaccettatura di musica che comunque è, diciamo che funzioni più da camera, funziona più da ascolto, da guardare il video, da stare in casa, da palco ho preparato un bel repertorio energetico dove sono un altro Jerry a livello musicale, cioè da piazza. Questi qui che comunque c'erano almeno 1500 persone, credo. Le ho portate tutte io con la macchina, poi qualcuno è venuto a passaggio, però c'erano tutti, mancavano i miei parenti, però la prossima volta li avviserò. Li avviso un po'. Sì, perché io ho un pubblico che mi segue, ma sono tanti, sono 2 o 3 persone. Però... non è vero, non so sentire in questo momento perché non è la verità. Io ho visto i numeri stratosferici su uno solo dei suoi gruppi, parliamo di oltre 30.000 visitatori. Quindi ragazzi, veramente, qui oggi stiamo ospitando un artista, un grande artista, lasciatemelo dire, ripeto, a 360 gradi, perché come potete notare, come potete sentirlo e poi ascoltarlo anche nelle sue musiche, riesce davvero con una simpatia unica, una sensibilità unica e una vivacità anche unica, perché lui è così, lui è MC Jerry, no? Grazie, no, grazie davvero, tutti questi complimenti, sono fatto rosso, inizio dalla maglia e cappellino. Sei pandan, guarda, non ti preoccupare. Non noteranno niente, diventerà tutto a colore. Non ti preoccupare, guarda, non vedono nulla, siamo solo io e te, ti guardo io, quindi non ci sono problemi. Io spero che dietro la telecamera ci siano 2 telespettatori, perché poi dobbiamo tagliare tutto, comunque. Non lo dite in giro, mi raccomando. Va bene, che dire, ci avviamo alla conclusione di questa puntata, di questa bellissima puntata. Straordinaria, direi, una delle migliori, cioè la prima e l'ultima, vi ringrazio. Quindi diamo un caro saluto a chi ci ha seguito, a chi ci sta ancora messaggiando nella chat, a cui poi risponderemo anche con calma. Ma c'è da rispondere a tanti comunque. Sì, sono arrivati dei messaggini, però purtroppo non riusciamo per problemi tecnici poi a farvi vedere. Però ce n'è uno qui importantissimo, Mirella, che bella gonna a fiori. Guarda, questo è il migliore messaggio che è arrivato oggi, vi ringrazio, che io non ci sono proprio, grazie dell'attenzione, lo spettacolo è piaciuto a tutti, io me ne posso andare, secondo me. Non è vero nulla. Come vedete, lui sa gestire tranquillamente anche un'intervista. Io per questo veramente ti ringrazio di cuore, Jerry, e spero che questa conoscenza si trasformi in un'amicizia. Ma davvero te lo dico come persona, non come artista. Bene, noi poi andiamo dal notaio e firmiamo un contratto e facciamo la collaborazione, va bene? Non dire queste cose, perché non è la verità. Ogni tua cosa, ogni tua idea, ogni... è sempre una bellissima e straordinaria cosa da condividere con gli altri, no? È anche una bellissima battuta, diciamo. Pessima. Specialmente pessima.
concerto, certo. Concerto anzi, io invito ufficialmente la radio, anche come radio in diretta, così facciamo vedere a tutti il concerto, insomma, con di un certo calibro, anche con un certo pubblico, dove riusciamo a fare questo. Io invito anche i telespettatori, anche con la radio, e cioè, davvero vi invito tutti quanti voi, perché ci sono diciamo 5-6 operatori qui dietro che sono tutti interessati a comprare il biglietto, e perché sai, è importante comprare il biglietto. No, sto scherzando. Allora, io vorrei salutare tutti, giusto? Esatto. Ciao. Ciao. No, scherzo. No, sto scherzando. Allora, volevo salutare un attimino in un modo molto particolare. Vuoi aggiungere qualcosa? No, non dire niente. Vuoi aggiungere qualcosa? Alla fine, vedi, è diventato lui. È il protagonista già in assoluto, ma è diventato anche il conduttore di questa bellissima trasmissione. Diciamo che poi entri ci dentro. Ci aspettavamo una persona dentro, molto più posata. Io no, sì, io mi dispiace, no, è proprio lui. Ed è uscito fuori Jerry, quindi non va benissimo, no? E poi diciamo che qui sono così anche sul palco. Cioè, non è che fa la gente mi comore, ma quello che è un cabarettista, un uomo, un cantante. Dice, no, vabbè, faccio un po' di tutto, mi arrangio. Mi arrangio. L'arte di arrangiarsi. Per vivere. Per sopravvivere. Diciamo che dopo tutta la mia vita, ridatemi la vita, starebbe anche bene. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? No. Voglio aggiungere solo una cosa, che mi piacerebbe vederti su un palco, seguirti, portare tanti miei amici. Guarda, sicuramente. Con tutta la troupe della radio. Con tutta la troupe della radio, sicuramente. L'hai invitato ufficialmente tutti. Ufficialmente invitata la radio a trasmettere streaming MC Jerry. Ok, da un palco e da tutto, ok? Va bene. È veramente un onore, vedi, te lo diceva Donato, okay. Quindi per noi è un onore. E adesso c'è quella canzone che fa: terra dei lupi, dove vivrò, la tana dei lupi, questo lo so, Irpinia style, presenterò, l'Alterpinia vi porterò. Ro. Bravissimo, bravissimo, Allora, noi comunque dobbiamo fare anche una canzone che prende tutti i paesi, da Bassa Irpinia, Alta Irpinia, tutta l'Irpinia. La canzone dura 20 minuti, dunque l'ho voluta tagliare e sull'Alta Irpinia c'è andata dentro. Perché davvero è stato un signore nei miei confronti, un'ospitalità unica. Io lo ringrazio di cuore, davvero, davvero Donato. Grazie, no, ti preoccupare, abbiamo spiegato il motivo delle bollette, però no, era una battuta. Poi io ringrazio anche Mirella, che è stata davvero gentilissima con me, è stata una persona molto umile da mettere in contatto, Donato, diciamo la radio, a organizzare tutto questo che insomma abbiamo fatto. Spero che siamo stati felici. Abbiamo una canzone in diretta richiesta da Giovanni da Napoli, che adesso in questo momento stiamo sentendo, che se cercano di spegnere quel telefono io mollo, lo rompo. Se siamo in diretta non funziona più. Nelle trasmissioni napoletane sono un telefono, vanno a mangiare, cantano, vanno al bagno, cioè, il caffè. Abbiamo il cestino. L'abbiamo cestinato il cellulare. Perdonami. No, figurati. No, volevo dirti che comunque i telefoni si devono spegnere, perché no, ma infatti non so come mai si devono spegnere i telefoni, e comunque è mancanza di igiene. Comunque mi sta massacrando. Sto scherzando. Voi sapete, ritorniamo al concetto, sì. Dicevo, però se riusciamo a spaccare il telefono, se rispondi Mirella, scusate. Dicevo, va bene, grazie Mirella. Lo staff, è tutto lo staff, tu lo sai. Mirella non bisogna ringraziarla, perché ha fatto suonare il telefono. No, non è mia scusa.
chiuso, mi è chiuso da tutto, perdonami. Tutto bene, il finale l'ha rovinato. Il finale purtroppo lo dobbiamo cestinare e tagliare. Vabbè, lo taglieremo. Vabbè, lo taglieremo. Però io prima mi ha detto il telecamera, meno biglietto, che fa. Aspetta, il telefono. Carmine. Carmine ha detto: Carmine, spegnete il telefono. Ho detto: vabbè, solo quello di Milano lui me ne ha acceso. E infatti, proprio alla fine ha soltanto. Perdonami, ti ripeto, perché questo è conveniente. E andiamo a salutare tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando. Un abbraccio ovviamente a tutti, vi aspettiamo. Sì, per volevo salutare anch'io. Sì. Filomena, Rosa, Giorgina, Luigina da Vomero che mi sta salutando pure. Ciao. E volevo salutare anche Antonietta, volevo salutare Filo, Bus che ogni giorno prendo per andare. No, sto scherzando, saluto tutti davvero con il cuore. No, io è doveroso salutare gli amici che ci stanno seguendo da Roma, che ci stanno seguendo dalla Calabria, perché sono stati coinvolti in questa nostra performance di oggi, chiamiamola così. No, siamo partiti al cimitero, poi siamo arrivati al cabaret. Mi fa molto piacere che abbiamo capito che stavamo sbagliando. Vabbè, come si dice, scusa, si impara dagli errori, si cresce anche con questo. Sì, sicuramente non tornerò più, però comunque. No, sto scherzando. Gli amici a casa. Capito. No, anche perché se continuiamo così e te questa diretta la facciamo fino a stasera a mezzanotte, tu hai altri impegni. Io ti impegno le prove dei concerti, il gruppo. Io ti tratterei volentieri qui con noi, ma sai che non è possibile. Sì, no, se vuoi aspetto la cena. Benissimo, allora ci organizziamo un attimo, così scegli il menù che vuoi mangiare, no? Che vuoi assaggiare questa sera. Sarà la prossima volta, sicuramente non mangeremo mai con l'una. No, infatti, allora salutiamo tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando. Seguiteci per i prossimi appuntamenti, saranno comunicati ogni volta sulla pagina Facebook e ovviamente seguiteci anche su tutti i canali che ovviamente saranno pubblicati. Perché questo nome? Perché questo genere musicale così sfaccettato? Niente, allora il mio nome Jerry è un diminutivo di Gerardo, dunque MC Jerry, anche per evidenziare un po', diciamo, il solito Jerry, perché comunque Jerry ce ne sono già tanti in giro. Allora, mettere MC Jerry comunque si differenzia un po'. Una cosa che ci tenevo a precisare, in realtà io ho ascoltato le tue canzoni, Donato, lo ricordiamo, no? Ha passato in questi giorni appunto diversi tuoi video, diverse tue musiche, e hai una sfaccettatura musicale completamente alternativa, se la possiamo definire così, perché tranquillamente passi da un genere all'altro, tranquillamente parli di cose diverse tra di loro, e non c'è una parola che ti possa definire se non poliedrico, poi alla fine ti rispecchi molto, credo, in questo. Ma come nasce, come viene fuori questo aspetto della tua personalità? E non solo, credo sia anche proprio della tua persona, permettimi di dirtelo. Sì, il mio modo di fare musica è quello di essere diverso dagli altri artisti, insomma, per non creare la retorica musicale come il rap, come l'hip hop, diciamo, di uscire fuori ai parametri di questo genere. Dunque io cerco di fare quello che mi viene meglio. Dunque lo scrivere, il fare musica, introdurre dei suoni all'interno delle strumentali, introdurre delle parole che comunque sono molto molto profonde, a secondo la strumentale che io vado a creare, la melodia, per poi miscelare insieme. Poi giustamente sta al pubblico scegliere se il prodotto piace o non piace. Parli di emozioni, quindi parli di un sentire, parli di un tuo ascolto, credo personale ovviamente, oltre che come artista, e penso che si evince, almeno io l'ho sentito nelle differenti canzoni. Come è cambiato questo tuo emozionarsi nel tempo? Nel senso, è cresciuto insieme a te, è rimasto sempre uguale,
riesci a cogliere aspetti anche diversi, perché? Come lo fai? Ti viene naturale? Nasce tutto spontaneo. Sicuramente ci saranno delle emozioni durante il mio cammino, cioè questa vita, che comunque restano impresse, oppure ci sono stati dei momenti in cui ti ricordano, ti sovvengono nella mente per poi poter raccontare nelle canzoni. La musica ti ha aiutato a crescere? Sei cresciuto insieme alla musica? Diciamo che la musica mi ha aiutato a crescere, ma io ho cullato anche la musica, dunque ci siamo cresciuti insieme. È uno scambio reciproco, è uno scambio di... Sì, io ho rispettato la musica ha rispettato me. Cioè, cosa voglio dire? Non ho fatto mai il passo più lungo della mia gamba, sono rimasto sempre nei miei parametri e ho cercato di fare sempre quello che... credo di saper fare meglio, che la musica, il canto è bello, però non vuol dire che una persona urli o ha dei belli acuti e sa cantare oppure emoziona. Io credo che anche solo parlando puoi emozionare le persone. Dunque io sto cercando di fare questo mélange, diciamo, musicale. Beh, confermo che ci riesci alla grande, perché ripeto, io non ti conoscevo, non ti avevo ascoltato in precedenza, l'ho fatto con piacere, mi ha emozionato, sei riuscita a passare da un linguaggio parlato, no? Io lo chiamo così perché non sono nel settore, ha delle emozioni vere che poi le abbiamo viste anche nelle tue canzoni, tra cui l'ultimo tuo successo, Come sei? La vita è una questione di scelte, giusto o sbagliate che sia, non possono impedirvi di rialzarsi, privare del coraggio di provarci, non perdonano di essere perdenti, ti odiano se vinci sempre, non importa come fare alla gente, importa solo come sei. Come sei una canzone, in pratica sai quando si dice l'abito non fa il monaco, e tutto questo, no? Allora in pratica io in questa canzone ho voluto descrivere il percorso di una vita tutto in un piccolo testo, dall'inizio alla fine. Dunque, dove dice la questione è una questione, la vita è una questione di scelte, giusta o sbagliata quello che sia. Non importa come appare alla gente, ma quello che conta è solo quello che sei. Una cosa che volevo far sapere, no, ai nostri radioascoltatori è il fatto che tu poi rappresenti anche il nostro territorio, tu sei irpino, per quanto possa tu cantare anche in francese, anche in spagnolo, quindi ti sei cimentato in queste performance diverse, in realtà tu hai origini irpini, quindi fa vedere la nostra terra. C'è proprio una bellissima canzone che poi ci rappresenta. Ci vuoi aggiungere qualcosa? Ci vuoi parlare meglio di questa canzone? Ma sicuramente sussurra qualcosa nell'orecchio, che stai parlando della terra dei lupi. La terra dei lupi dove vivrò, la terra dei lupi, questo lo so, il figlio sta, il presenterò, l'alterpinia vi porterò, la terra dei lupi dove vivrò. Sì, diciamo e confermo che La Terra dei Lupi è il brano che ha fatto parlare tantissimo l'Alterpinia, l'Irpinia, tutta quanta, la bassa e l'Alterpinia, dove ho avuto anche un riconoscimento a livello internazionale poco tempo fa, e ringrazio un po' tutti. Bene. Come ti è venuta questa idea di parlare della tua terra, dell'Irpinia, anche con un linguaggio dialettale, perché usi delle espressioni dialettali, quindi delle espressioni del territorio che sappiamo bene, no? L'Irpinia presenta varie sfaccettature dialettali, culturali, letterarie e così via. Sei riuscita a metterle in musica? Come ti è venuta l'idea? Perché l'hai scelta? Perché l'hai portata avanti? L'idea parte dalla mia musica, che è molto intrigante. Parte con l'obiettivo di unire tutti i paesi dell'Alta Irpinia
in un'unica canzone di fare un'unione, perché poi l'unione fa la forza. Scusami se ti trattengo ancora, ti senti di assomigliare un po' al lupo, il nostro simbolo, diciamo, dell'Irpinia? Io lo sono in questo, ma lo dimostro sul palco. Io sono un lupo irpino, ma mi sento di essere Gerardo Di Benedetto sia nella realtà, sia sul palco e sia ovunque io sia. Però noi siamo buoni, dei lupacchiotti. Sì, diciamo. Esatto, vorrei sfatare un mito, perché in realtà il lupo non è solo aggressività, è anche dolcezza, è anche riservatezza, è anche il discorso di stare insieme, di condividere. C'è un'idea, diciamo, solitaria, no? Dell'essere un lupo, ma poi anche di condividere con il proprio gruppo. Io, da quello che ho potuto ascoltare di te, è vero, c'è questa forse aggressività, questo modo grintoso, ma entusiasmante di presentarsi sul palco, di stare insieme, di condividere la bella musica, ma ci sono anche tante parole profonde, tante parole che portano poesia. E ho notato veramente una persona molto sensibile, quindi parlare di Jerry, anzi Jerry, come un lupo aggressivo, permettimi di sfatare un po' questa cosa, perché mi sei arrivato invece come un ragazzo molto dolce, molto sensibile, che si interessa di problematiche sociali, di problematiche ambientali. Su Facebook, sui vari social, le persone ti seguono, quindi possono anche seguirti, chi non l'ha fatto tranquillamente si può leggere di te, di tutte le iniziative che hai fatto anche con bambini, con scuole, con varie associazioni. Quindi sei un artista a 360 gradi, perché riesci a parlare del territorio, ma portando con te anche la voce di tante altre persone. Questa è una cosa bellissima, è una cosa che, sai, molte volte quando uno arriva, no? Diciamo così, in certi campi, in certi ambiti, dimentica le proprie radici, la voce di chi è come lui o di chi è stato poi in precedenza. Non è solo la classica dicitura, vabbè, un ragazzo che fa rap, un ragazzo che fa hip hop. No, è un ragazzo che fa musica, la fa a 360 gradi, si occupa appunto di tutte le tematiche e fa arte poi con quello che fa. Perché si realizza da solo, nel viso ti ho visto così, ce lo stai confermando, idealizza poi i propri progetti, perché le idee partono da te, giusto? Anche se, come ho avuto modo e piacere di condividere con te, sei talmente umile come artista che ti lasci consigliare anche da piccoli suggerimenti delle persone semplici. E questa è una bella cosa, ritorniamo al discorso di prima, quindi il discorso che l'artista poi in realtà è colui che condivide quello che sa fare, quindi non solo un nome, non solo un territorio, non solo una terra, un popolo che parla, no, insieme a lui, ma anche una persona sensibile, una persona capace di portare avanti tante tematiche. In realtà tu sei stato presente anche di iniziative molto belle in televisione come Italia's Got Talent, hai partecipato a X Factor, ne hai fatte diverse, poi sono talmente tante, perdonami che io non le ricordo. Come sono queste esperienze per un ragazzo delle nostre zone, che si affaccia in un mondo musicale, che si confronta con artisti anche di un certo livello, perché tu apri i concerti di questi grandi artisti? Com'è vivere tutto questo? Guarda, io non penso assolutamente di vivere né una favola, né di vivere un sogno, né di andare diciamo a cercare la luna nel pozzo. Io tutto questo lo faccio perché sento di farlo, te lo ripeto, ho questa energia, diciamo, interiore che comunque mi trascina spontaneamente, e se io dovrei programmare per fare tutto questo forse non ci riuscirei. Un ragazzo come me che viene dalla provincia, dall'estrema Alta Irpinia, al confine con la Basilicata e la Puglia, andare in giro e trovarmi nei studi televisivi come la Mediaset, la Rai e Sky, tantissime interviste televisive e radiofoniche, devo dire la verità, io le domande frequenti che comunque mi dicono è questa: ma il sogno di MC Jerry dove vuole arrivare? Qual è il suo sogno? Io lo ripeto anche a te, Mirella, che il mio sogno lo sto già vivendo, dunque io non devo raggiungere nessun tipo di sogno e nessun tipo di meta,
io lo sto già vivendo, che sia bello, che sia brutto, che sia grande o che sia piccolo, io sono già nel mio sogno, dunque sono già realizzato. Un applauso, perché veramente sono delle parole toccanti. E in realtà io dico che tu stai facendo della tua vita un sogno e mi stai dimostrando in realtà che l'esempio poi esiste, e sei tu, lo porti avanti ovviamente con la tua arte, lo porti avanti con la tua persona, con il tuo nome di artista e con la tua semplicità. Pensare a te è una canzone molto romantica, molto dolce, una poesia. Tu mi hai conquistato con questa canzone, io te l'ho detto, ci siamo conosciuti prima. Sì, è vero, lo ammetto, lui mi ha conquistato, mi ha emozionato, perché, ripeto, oltre a passare da un genere all'altro, in questa canzone, non lo so, mi è arrivato qualcosa di lui, forse la tua sensibilità, ancora non lo so definire, quando lo capirò te lo dirò. Pensare a te come un cielo. Accarezzare il tuo viso, parlarti di noi due e portarti in paradiso. Vedo questa storia come un libro già letto, chissà se un giorno torna il mio sogno nel cassetto. Quando guardo il cielo azzurro è come penso, il tuo sorriso più solare illumina l'immenso. Abbracciami nei sogni perché tu sei sempre mia, lontana andare via, maledetta nostalgia. È stato bello amarti, scriverti poesie, ti ho toccato il cuore senza mai fuggire via. E quanti abbracci affettuosi e sinceri riaffiorano la mente come se fosse ieri. È come un grande amore che lascia le parole, se un fiore è più bello tra tutte queste aiuole. Da quando non ci sei l'universo troverei, ti vedo in una foto come ti rimpiangerei. Pensare a te fa vibrare la pelle, pensare a te puoi guardare le stelle. Pensare a te con un cielo profondo, pensare a te puoi cadere nel fondo. Pensare a te ascoltare la voce, pensare a te la mia mente e la luce. Pensare a te come affondo nel mare, pensare a te una dolcezza sola. Questa canzone nasce da un sentimento, dall'amore, nasce dal punto di partenza, dunque le fondamenta sono l'amore, la passione che provi per una persona. Io quando scrivo una canzone ho questa abitudine, sarà anche sbagliato forse, però guardando i risultati diciamo che forse faccio bene. Quando io scrivo, insieme alla scrittura inizio la composizione, cioè vuol dire che mentre scrivo riesco a trovare il suono che accompagna quello che io scrivo. Poi io ripeto, la musica non ha una regola, ecco. Certo. Però pensare a te è... pensare a te è una dedica, cioè una dedica d'amore, consentimelo, parliamo di romanticismo puro, perdonami, io sono una romantica, appartengo a un genere un po', diciamo, dolce. E poi come fa? Pensare a te fa vibrare la pelle, pensare a te puoi guardare le stelle, pensare a te con un cielo profondo, pensare a te puoi cadere nel fondo, pensare a te ascoltare la voce. Pensare a te la mia mente e la luce, pensare a te come affondo nel mare, pensare a te una dolcezza solare, pensare a te fa vibrare la pelle.